Ed ora siamo qui in compagnia del musicista, scrittore e autore Giovanni Succi. Ciao a tutti, eccomi Ciao, qua. buonasera e benvenuto su Radio Beat Music. Grazie, grazie mille per l'ospitalità. Se non sbaglio, hai iniziato la tua carriera musicale con il punk metal. Sì, sono stato un giovane metallaro, adolescente, primissima adolescenza, sono stato molto precoce. E quindi il mio pane quotidiano era metal punk dei primissimi anni Ottanta. Vivendo in provincia non facevo neanche troppa differenza tra metal e punk, cioè mi piacevano tanto i Ramones quanto gli AC/DC, ecco, per capirci. E poi nella tua carriera hai collaborato con davvero tantissimi autori. E Sì, ho avuto questa fortuna, sì. qual è, diciamo, la collaborazione che ti ha segnato o che ha inciso di più sulla tua carriera, di più? Ma non è una vera e propria collaborazione, ma sicuramente una delle cose che mi hanno segnato di più è stata una piccola vicenda con Paolo Conte, con il signor Paolo Conte. Nel senso che io ventenne cominciavo a scrivere canzoni, registrare una cassetta e gliela feci ascoltare, lui fu così gentile da assorbirsi questa cosa francamente orrenda e mi disse pane al pane, vino al vino, quindi quello che secondo lui poteva essere interessante o quello che assolutamente non lo era. E io ovviamente da Paolo Conte ho preso queste cose come oro colato e credo di aver fatto bene, insomma, a volte gli schiaffi servono. Mentre parlando di Ma quest'anno, precisamente il 22 settembre, è uscito il tuo nuovo lavoro, che si intitola Con ghiaccio. sì, esatto. Diciamo che per chi non avesse idea dei tempi, ecco, da quell'episodio che ho appena raccontato sono passati 35-36 anni, ecco, per dare un'idea dei tempi, la vita di un uomo praticamente. E nel frattempo ho fatto tante altre cose, ho inciso soprattutto sempre all'interno cioè con nomi di gruppi, ecco, quindi con i Bacchi da Pietra insieme al grandissimo Bruno Dorella e poi Madrigali Magri e altre cose. Questa volta, per la prima volta, mi presento, diciamo, con il mio nome, ma non è un vero e proprio esordio, è semplicemente l'esordio del mio nome. E ho scelto un nome a caso, aprendo la patente, c'era scritto Giovanni Succi, e ho scelto quel nome lì. Perché E come mai hai deciso di intitolare l'album Con ghiaccio? mi sono accorto col tempo, pensavo di essere un buon vino da invecchiamento, invece ormai credo di essere un amaro, proprio di quelli da dopo pasto per digerire forte. È anche adatto ad un pubblico adulto sicuramente, quindi mi rendo conto di non essere una tazza di tè per chiunque, il che ci sta, ma questo è l'uomo. Con ghiaccio perché a questo giro, volendo, si può con un cubetto di ghiaccio va giù più liscio. Il cubetto di ghiaccio in questa occasione è stato Ivan Rossi, il produttore del disco, che lavora solitamente con il pop, anche molto con il pop, non solo con il pop, per esempio ha registrato anche due dischi dei Bacchi da Pietra in passato, ma lavora prevalentemente con il pop e quindi mi andava di mettere nelle sue mani il mio amaro e di farne che ne facesse quello che voleva, ecco, insomma, fai tu il cocktail che ti pare, non, io ti do la sostanza bruta e tu fanne quello che vuoi. E dove si può acquistare o trovare? Ma in qualsiasi negozio di dischi oppure sul sito della Tempesta in CD. Se invece vi piace il vinile, usciranno dopodomani 300 copie in vinile per Tannen Record, lo trovate anche questo sul web. Se non vi ricordate questi indirizzi, andate sulla pagina Facebook di Giovanni Succi o in altri social di Giovanni Succi e trovate tutti i collegamenti necessari. Ecco. Dove appunto si possono trovare anche tutte le informazioni sui social. E Sì, ma le informazioni non mancano, direi. dell'album cosa ti va di farti ascoltare stasera? Vediamo un po'. Visto che è sera, mettiamo Bukowski, che è la storia di un reading rock andato a male, nel senso che poi è finita male. Comunque, vi lascio ascoltare la canzone.